Disponiamoci nella fede e nel pentimento, riconoscendoci tutti bisognosi di salvezza. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Thank you.
prezioso versato sul capo, che scende sulla barba, la barba di Aronne, che scende sull'orlo della sua veste. Seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, avendo questo ministero, secondo la misericordia che ci è stata accordata, non ci perdiamo d'animo. Al contrario, abbiamo rifiutato le dissimulazioni vergognose, senza comportarci con astuzia né falsificando la parola di Dio, ma annunciando apertamente la verità e presentandoci davanti a ogni coscienza umana al cospetto di Dio. E se il nostro Vangelo rimane velato, io e in coloro che si perdono, in loro increduli il Dio di questo mondo ha accecato la mente perché non vedano lo splendore del glorioso Vangelo di Cristo, che è immagine di Dio. Noi infatti non annunciamo noi stessi, ma Cristo Gesù Signore. Quanto a noi, siamo i vostri servitori a causa di Gesù. E Dio, che disse, rifulga la luce dalle tenebre, rifulse nei nostri cuori per far risplendere la conoscenza della gloria di Dio sul volto di Cristo. Parola di Dio. Per farlo condannare a morte lo hanno crocifisso. Noi speravamo
egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Con tutto ciò sono passati 3 giorni da quando queste cose sono accadute, ma alcune donne delle nostre ci hanno sconvolti. Si sono recate al mattino alla tomba e, non avendo trovato il suo corpo, sono venute a dirci di aver avuto anche una visione di angeli, i quali affermano che egli è vivo. Alcuni dei nostri sono andati alla tomba e hanno trovato come avevano detto le donne, ma lui non l'hanno visto. Disse loro, stolti e lenti di cuore a credere in tutto ciò che hanno detto i profeti, non bisognava che Cristo patisse queste sofferenze per entrare nella sua gloria. E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture ciò che si riferiva a lui. Quando furono vicini al villaggio dove erano diretti, egli fece come se dovesse andare più lontano, ma essi insistettero: resta con noi perché si fa sera e il giorno è ormai al tramonto. Egli entrò per rimanere con loro. Quando fu a tavola con loro, prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede a loro. Allora si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero, ma egli sparì dalla loro vista. Ed essi si dissero l'un l'altro: non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le scritture? Partirono senza indugio e fecero ritorno a Gerusalemme, dove trovarono riuniti gli 11 e gli altri che erano con loro, i quali dicevano: davvero il Signore è risorto ed è apparso a Simone. Ed essi narrarono ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Parola del Signore. In questo periodo 12 paesi, andate a casa a contare,
12 domeniche. E un'altra cosa strana, una corrispondenza, era la settima domenica dopo l'Epifania. E oggi è la settima domenica di Pasqua. Nel frattempo, carissimi, le porte erano chiuse. Mi pare di vedere, sì sì, l'esino, mi pare di vedere, vero che sei tu, sì sì, ci sei. L'esino è stato uno degli ultimi, forse la prima domenica di Quaresima sei venuto, mi sembra, che era qua e gli abbiamo dovuto dire, vai a casa, dobbiamo chiudere le porte del Sacro Tempio, e la guarderai in televisione la messa, che robe strane, vero, che abbiamo dovuto fare in questo periodo. Ma oggi abbiamo ripreso, però, anche se eravate a casa, anche se nei giorni feriali magari non mi avete seguito, io la messa l'ho detta sempre, tutti i giorni, e altri giorni solenni abbiamo avuto modo di seguirla con desiderio. E io spero vivamente che tutti quelli che oggi non sono qui in chiesa, se ancora ci guardano da casa un po', ancora come la colomba, sapete quando c'è stato il diluvio, è uscita la colomba dall'arca, vero? E è andata fuori, poi è tornata dentro subito, non andate in giro troppo a fare la sprofonda, vero, la colomba, ma fate le cose con prudenza, allora anche voi va bene adagio, con gradualità, con prudenza, anche con un po' di coraggio, il Vangelo di oggi, vero, dice partirono senza indugio a un certo punto, va bene, adagio, ma chiaro, noi dobbiamo arrivare con questo riunirci alla domenica, per noi cristiani è essenziale, è decisivo, un po' per volta, la nostra bella chiesa tornerà bella piena, speriamo senza più neanche il metro tra un po', speriamo e preghiamo il Signore. Bene, carissimi, nel frattempo il culto pubblico, anche se i fedeli fisicamente non c'erano, ma il culto pubblico non è stato interrotto, sarebbe finito il mondo se non avessimo più celebrato il sacrificio della messa. Il sacrificio della messa l'ho sempre celebrato con tutta la possibile solennità, da dietro avete sentito voci soavi che ci hanno sostenuto, l'organo che ha suonato, i chierichetti oggi sono un po' soffornati, bravi, eccoci, ma altri erano qua. Il culto pubblico, la messa la si dice, capite? Si dice, io oggi dico messa per voi, si capisce, ma dico messa insieme, il culto è per la gloria di Dio, allora anche se i fedeli non c'erano, la gloria di Dio bisognava lodarla ed esaltarla con il sacrificio di Gesù. E così è iniziata la Quaresima, vero? E poi è venuta la Domenica delle Palme, e poi è venuta la Santa Pasqua. 2020, passerà la storia, spero che la sia l'ultima, la prima e l'ultima vero, di Pasqua come quella che abbiamo celebrato. E poi Gesù è sceso al cielo, giovedì scorso, è sceso al cielo, vedete che il cielo pasquale, non l'avete neanche visto, l'avete visto forse in televisione, ma adesso Gesù è già sceso al cielo, mi ha già tolto anche il cielo pasquale, l'ho già spento. E adesso finalmente le porte del Tempio sono aperte, la celebrazione. Perché Gesù, quando ha istituito il sacrificio della messa, l'ha fatto nel contesto dell'ultima cena. Voi capite, vero? Cosa vuol dire una cena? Una cena, bisogna essere lì. Se uno ti invita a cena, tu guardi la cena, in televisione, è una cosa un po'. Per eccezione abbiamo dovuto fare così. Ma la cena, quando ti invito a cena, e vieni a cena, ok? Quindi il santo sacrificio della messa, il contesto dell'ultima cena del nostro Signore. Ora che bello, come abbiamo sentito oggi nel Vangelo, di Gesù che prima di tutto ascolta. Che bello, anche in questo periodo forse avete fatto qualche domanda a Dio, a Gesù, alla Chiesa, e anche oggi magari avremo qualcosa di bello da chiedere o qualche domanda angosciosa. Ecco, Gesù ci ascolta, Gesù è con noi, non capiscono subito che Gesù, ma quel tale ispira confidenza, ispira fiducia, e allora si confidano, e quasi quasi fa finta di non sapere, così che quelli si possano sfogare. Abbiamo tutti una gran voglia, vero? Di sfogarci in tante cose. Io penso soprattutto ai ragazzi, che penso che abbiano una voglia immensa di andare all'oratorio, a fare una bella corsa, un bel gioco, una bella sudata. Quando potremo fare anche questo? Al momento non lo sappiamo, ma intanto ecco che Gesù è con noi e ci lascia sfogare. E però Gesù non solo ci ascolta, non so, perché fare le domande è facile, ma Gesù ha le risposte. E sì che Gesù ha le risposte, e allora annuncia la sua parola, e il cuore dei discepoli è pieno di gioia quando sentono la parola di Gesù, come succede anche per noi nella messa.
ascoltato questo lungo Vangelo, ascoltiamo le letture, Gesù che rinfranca il nostro cuore, accende il nostro cuore, mi pare che devono fare canto anche con la cetra, l'arpa e la chitarra, va bene, è come fuoco vivo, ecco allora oggi pensiamo a questo fuoco che Gesù accende già nei nostri cuori mentre abbiamo ascoltato la sua divina parola. E poi spezza il pane, che certo, i verbi sono quelli dell'ultima cena, che vuol dire che Gesù dice oramai non mi vedete più, perché Gesù è sceso al cielo, ma mi trovate, vero, lo stesso Gesù Cristo presente nell'ostia consacrata. Ieri abbiamo fatto le sante confessioni, eccoci, le faremo anche sabato prossimo, qualcuno oggi sicuramente farà, finalmente farà la santa comunione e riceverà il Signore Gesù. Allora, con questi atteggiamenti, ecco, anche di gioia che abbiamo nel cuore per trovarci qui insieme a celebrare la messa, preghiamo anche la Madonna, perché domenica prossima la grande solennità di Pentecoste, finisce il mese di maggio, 31 maggio, ed è la Pentecoste, il compimento della Pasqua, discende lo Spirito Santo. Allora con la Madonna, come hanno fatto i discepoli dopo che Gesù è sceso in cielo, cosa hanno fatto i discepoli? Sono tornati nel cenacolo insieme con la Madonna e hanno pregato, e poi finalmente nel 50° giorno, nel giorno della Pentecoste, è disceso lo Spirito Santo. Discenda lo Spirito Santo nelle anime nostre, discenda lo Spirito Santo su questo nostro amato paese di Santo Stefano Ticino, discenda lo Spirito Santo a fare nuova la faccia della terra, e così sia.
che è Signore della vita, che procede dal Padre e dal Figlio, con il Padre e il Figlio che ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati, aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Ci purifichi, o Padre, l'offerta che dedichiamo al tuo nome, e la grazia di questo sacrificio ci porti a vivere in modo ogni giorno più degno della nostra dignità di figli di Dio. Per Cristo nostro Signore. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevete tutti. Questo è il calice del mio sangue.
per la nuova ed eterna alleanza, pensato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Mario e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con Sant'Ambrogio e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Quando il difensore, lo Spirito di verità, dimostrerà il peccato del mondo, il giudizio e la giustizia. Alleluia, alleluia. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua.
toglie i peccati del mondo. O Signore, non son degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sono salvato. Grazie.
Possiate crescere in santità di vita per incontrarlo un giorno nella patria.